Beh, anzitutto voglio dire che sono molto lieto, di questa bella iniziativa e quindi ringrazio tutti i soggetti che l'hanno promossa, così come ringrazio i relatori che mi hanno, preceduto. È un'espressione molto bella questa iniziativa di quello che io chiamo uno dei fondamentali della vita delle nostre comunità, che è l'approfondimento del pensiero di Cristo. Abbiamo avuto un esempio in atto di che cosa vuol dire questa cosa. Allora, se noi fossimo più attenti ai tanti segni belli della nostra storia e della nostra vita attuale che lo Spirito suscita, saremmo meno artificiosi nell'inventare conferenze o cose da fare e trarremmo più sostanza dalla vita in Gesù che lo Spirito Santo continua a donarci nelle nostre terre. Quindi grazie alla comunità pastorale, a Don Mirko, grazie al centro Giovanni Moioli, quindi a Don Sterca, alla professoressa Castenetto, alla facoltà teologica, ai seminari e alla formazione permanente. Poi un saluto particolare ai familiari, ai parenti, agli amici, ai fedeli, non soltanto di Mercate, ma di tutta la diocesi e non solo, che hanno potuto beneficiare della testimonianza e dell'accompagnamento, come è stato detto, di Don Giovanni. Io voglio fare qualche riflessione sul tema teologia e santità, che è già stato un po' sfiorato. Perché in genere quando l'arcivescovo viene infilato in un congresso si mette sempre saluto, conclusione, cioè fa la ciliegina sulla torta, dice qualche cosa di banale, di ovvio, e io ho sempre rifiutato, forse anche per via del fatto che sono stato per 40 anni professore all'università, ho sempre rifiutato di farmi ridurre a questo schema. Quindi accetto di fare qualcosa solo quando so di trovare poco, poco, ma poco tempo di trovarlo per pensare un po' e in modo di poter dire un contenuto, non soltanto dire qualche frase di convenienza. In un celebre articolo intitolato Teologia e Santità, che è molto, molto famoso anche oggi, del 52, un grande autore che Don Giovanni stimava, von Balthasar, ha coniato una espressione molto significativa, ha parlato di personalità totali per descrivere i padri della Chiesa. Ha detto che i padri della Chiesa sono personalità totali, volendo con questa formula illustrare il carattere specifico, unitario e integrale dei grandi autori dell'antichità cristiana, sempre attenti appunto a intrecciare nella loro vita, nella loro azione ecclesiale, pastorale, usiamo ancora questa parola anche se ormai purtroppo è un po' logora, bisognerebbe trovarne delle migliori, pastorale e teologia. Ecco perché personalità totali. Erano sempre nello stesso tempo pastori e dottori, attenti interpreti delle sacre scritture, secondo tutto il loro pieno significato, ma dediti fino in fondo in maniera paterna al popolo santo di Dio. Personalità totali sono stati dunque i padri perché coglievano l'unità originaria di Gesù Cristo, come è stato detto, approfondendo la parola di Dio, nella dedizione incondizionata della propria vita a Gesù e nel totale servizio alla Chiesa. Sempre von Balthasar, e questa è un'affermazione su cui Don Giovanni ha lavorato molto, ha avuto occasione di richiamare più volte come nell'epoca moderna
la perdita del rapporto profondo, del nesso tra l'intelligenza della fede e la vita spirituale, la separazione tra teologia e spiritualità, dice Baltasar Cito, è stato il peggiore disastro prodottosi nella storia della Chiesa. Allora, avvicinando ancora una volta oggi la figura e gli scritti di Don Giovanni, consapevoli del travaglio in cui versa la vita della Chiesa, la prassi cristiana e la teologia stessa, si rimane profondamente stupiti, e la cosa è emersa con chiarezza da tutti gli interventi, proprio dal suo afflato al contempo pastorale e teologico, spirituale in questo senso pieno del termine. Quantunque la sua prematura scomparsa, ma ancora di più la sua fisionomia umana e sacerdotale, non gli permisero di elaborare in modo compiuto e sistematico la sua visione teologica. Ci sono sempre osservazioni molto puntuali in questo senso negli scritti di Giuseppe Colombo. Il Pino sempre ritorna su questo tema, perché era appunto un ricercatore, quindi sempre attento a scavare in tutte le direzioni che gli si aprivano. Però la lettura dei suoi numerosi articoli, pubblicati su un arco di tempo di più di 20 anni, e anche delle opere postume, editate attraverso un paziente e accurato lavoro di redazione dei suoi discepoli, penso qui all'importanza dell'archivio, lasciano vedere molto chiaramente in Don Giovanni una di quelle personalità totali di cui von Balthasar parlava. A questo proposito c'è un'altra famosa espressione del vocabolario di von Balthasar, a cui io sono particolarmente affezionato, che si addice bene a Don Giovanni, quella dello stile teologico. Von Balthasar ha scritto volumi su talune grandi figure laiche ed ecclesiastiche dal titolo Stili teologici. Ecco, Don Giovanni esprime uno stile teologico che ancora non è stato del tutto assimilato, come Don Pierangelo ci ha ricordato. Cos'è lo stile? Lo stile è l'uomo. Lo stile è la modalità con cui una personalità totale, un cristiano pieno, si lascia attrarre dall'incontro con lo splendore della rivelazione e diventa per ciò stesso testimone di questa bellezza che lo ha attratto, testimone attraverso tutto il suo proprio essere, il proprio agire, il proprio pensare. Ora, Gesù Cristo stesso, l'unico, è il centro della forma rivelativa, della rivelazione, e attrae e rapisce il soggetto credente, ne determina così intimamente la personalità, lo rende uno stile teologico, rispettandone fino in fondo l'originalità, le doti, per cui lo stile di Dante non è quello di Tommaso, è lo stile di Don Giovanni Moioli, per ricordare gli altri suoi grandi amici, non è quello di Don Giuseppe Colombo, non è quello di Don Ambrogio Valsecchi. I tre lavoravano sempre insieme ed erano molto legati tra di loro, e attraverso il loro legame che io ho potuto conoscerli e frequentarli. Allora, l'opera di Don Giovanni fa emergere un suo proprio stile che si attesta nella sua vita, così come nei diversi ambiti della sua ricerca. Giustamente il suo nome è legato in modo particolare alla sua riflessione sulla teologia spirituale,
ed è buona cosa che il primo volume dell'Opera Omnia li riproponga. Ma questa riflessione sulla teologia spirituale risente appunto di quella forte unità, di quella personalità totale di cui abbiamo parlato, quindi è tutt'altro che una applicazione derivata, pragmatistica, di una riflessione teologica. Al contrario, è l'orizzonte che anima la vita e l'intelligenza stessa della fede. I suoi saggi teologico-spirituali, soprattutto quelli in cui lui riflette sulla natura di questa disciplina, sono così profondi e innovativi, penso per esempio al testo Spiritualità, Fede e Teologia, e traggono appunto origine dallo sguardo unitario su tutta la rivelazione cristiana, che si documenta poi nell'ampiezza degli interessi teologici di Don Giovanni. Penso al trattato su Gesù, sulla Cristologia, dove emerge il tema della singolarità e ancor prima quello del cristocentrismo, di Cristo al centro di tutto. Sono fattori che determinano le coordinate di tutta la sua riflessione teologica, così come il tema dell'escatologico cristiano risente di questo stile che mostra la centralità dell'evento cristologico come compimento del senso del tempo, della storia, della persona, di tutta la famiglia umana. A tutt'oggi la rilettura che Don Giovanni compie di questo trattato non ha perso attualità, soprattutto per l'interpretazione del problema lungo tutta la storia dell'Intellectus Fidei, ne contiene un'abbondante documentazione. Nella stessa logica e linea si muove con il prezioso attraversamento della storia della nozione di metanoia, di conversione, di penitenza, lo studio ampio sul quarto sacramento. Caratterizzati dallo stesso stile sono poi le opere teologico-spirituali, leggendo gli scritti sul prete, i temi cristiani maggiori, sull'Eucaristia, sulla parola della croce, sulla devozione al Sacro Cuore, senza dimenticare opere assai impegnative come la rilettura di San Giovanni della Croce e gli studi per il dottorato su Berulle. Ci si può ben rendere conto di come tutta la sua riflessione teologica si sia svolta sotto un medesimo orizzonte unitario, quello del sapere proprio della fede. Alla luce di tutto questo si può comprendere il senso e la portata della sua riflessione di carattere più speculativo sulla natura della teologia spirituale, una riflessione che tecnicamente si può chiamare epistemologica, che secondo me resta ancora oggi un imprescindibile punto di paragone. Giovanni Mojoli individua il momento critico dell'evoluzione della storia della vita e del pensiero teologico nel passaggio tra il XII e il XIII secolo, quando la teologia si stacca dal quadro della cosiddetta teologia monastica per divenire, cito le sue parole, momento di comprensione critica e non propriamente contemplativa della fede rivelata ed oggettiva. Sono sempre parole di Don Giovanni. Nasceva così una prima fondamentale tensione che deve essere colta come tensione propria della scienza della fede e che, se in un primo momento contrappone i monaci ai magistri, ai maestri, in un tempo successivo mette in dialettica gli stessi nuovi maestri. Cita l'esempio del rapporto di pensiero tra Tommaso e Bonaventura,
e comincia a prendere voce e forma anche in una letteratura che o contesta la teologia della scuola o si pone volutamente al di fuori di essa, ai margini di essa, preferendole una scienza che coincida con la pura esperienza e che in ogni caso non è vana, non è senza rapporto con l'appropriazione reale e personale della verità e quindi con l'appropriazione della salvezza. Tale questione, a giudizio di Don Giovanni, è tutt'altro che un semplice dibattito alterco accademico. Nella relazione tra teologia, santità e spiritualità è in gioco niente di meno, e qui l'affermazione che cito è molto forte, il problema della natura della fede o di quel sapere proprio assolutamente tipico e complesso che è il sapere della fede. Ciò appare testimoniato drammaticamente dalle vicende successive, sia per la letteratura teologica, segnata in modo diverso da varie correnti, sia per quella spirituale, caratterizzata da una prospettiva che diventa sempre più psicologicizzante e purtroppo, secondo me, lo è ancora oggi troppo. Allora, in definitiva, per Moiori la questione più grave sta nel fatto, cito, che muovendo effettivamente nel senso di una ricerca variamente sradicata dall'esplicito riferimento alla rivelazione biblica, la teologia delimita in concreto il proprio ambito di ricerca all'oggettività cristiana, cioè alla fede nel suo versante oggettivo, non prestando invece attenzione alla medesima realtà della fede, anche e precisamente in quanto essa vive e sia propria dell'insieme dei valori cristiani. Importante questo vive. Sebbene vi siano figure teologiche che fanno eccezioni, tuttavia è evidente come tendenza prevalente, cito, che la teologia emerge come dogmatica, tra virgolette, e ne ha dato un esempio prima, nel primo punto, Don Pierangelo, e sotto una spinta culturale, razionalistica e illuministica, ritiene consapevolmente compito estraneo a sé quello di occuparsi dell'esperienza o della fede vissuta, a meno di operare la riduzione ai principi, cioè al puro dato dogmatico. Sempre è Don Giovanni che parla. A questo punto la separazione o il divorzio tra teologia e spiritualità e santità è consumato, ma non perché la teologia si sia posta come intelligenza critica della fede, cosa fondamentale e decisiva, e la cosiddetta spiritualità no, bensì perché la teologia ha indebitamente ristretto il campo della fede da comprendere al solo versante obiettivo, trascurando che l'intero della fede è invece l'obiettività cristiana, sottolineato, vissuta. L'intero della fede è l'obiettività cristiana vissuta. In definitiva, se la resistenza alla questione posta in essere dalla teologia monastica rischiava di non comprendere l'elemento critico necessario interno alla fede stessa, d'altra parte l'elaborazione scientifica della teologia ha avuto il torto, cito, di non aver assunto integralmente il dato del comprendere, perché se perdi il vissuto, perdi il dato integrale del comprendere. Su questo sfondo Giovanni Moioli rilegge la vicenda della teologia della fine del XIX secolo e della prima metà del XX, e in particolare il posto che nel periodo assume l'istanza teologico-spirituale. Da questa analisi scaturisce per il Moioli il deciso tentativo che essa non sia considerata come la teologia spirituale come un nuovo capitolo da aggiungere alla dogmatica e alla morale, ma piuttosto come la chiave, l'orizzonte
per restituire al sapere teologico l'integrità del suo oggetto, che è tale, ripeto, solo se è compreso anche come vissuto. Allora la teologia e la riflessione di Don Giovanni identifica il compito della teologia spirituale come considerazione del vissuto cristiano che si delinea gradatamente come esperienza spirituale. Il contributo decisivo del nostro autore consiste nel leggere e nell'approfondire il vissuto essenziale alla adeguata comprensione della fede stessa. Ciò consente di comprendere l'esperienza spirituale nel suo rapporto con l'oggettività cristiana, evitando ogni deriva soggettivistica del vissuto. Al contempo introduce una fondamentale correzione al concettualismo e all'intellettualismo proprio di non poca teologia moderna e purtroppo anche contemporanea. Dopo il drastico embargo imposto alla categoria dell'esperienza, legato alla dolorosa crisi modernista, Don Giovanni si mette pazientemente alla scuola delle preziose riflessioni di Jean Moreau, di von Balthasar, ed approda ad una visione equilibrata dell'esperienza spirituale. Un titolo suo, l'esperienza spirituale, lezioni introduttive, è molto chiaro in questo senso. Si tratta di un contributo importante per il lavoro teologico come tale. In questa prospettiva, infatti, l'oggetto della teologia, cito, cioè il manifestarsi della verità in Gesù o come Gesù, non può essere concepito a prescindere dal rapporto che esso è intenzionato a suscitare e quindi a prescindere dalla determinata figura di fede che esso fa sorgere. Allora ci viene da lui restituita, nella sua integrità, restituito il compiuto oggetto del sapere della fede. Cito, l'intero rapporto tra il manifestarsi della verità, che è Gesù Cristo in persona, e l'uomo a cui tale manifestarsi si destina nella sua struttura obiettiva. Ora, la vita spirituale viene compresa in questo orizzonte come, cito, il fenomeno o il fatto cristiano in quanto vissuto. Riguarda tutti noi, torna sempre questa questione. Questo ci permette di tornare sulla figura dei santi con un interesse nuovo. In riferimento alla riflessione di Moioli, essi sono emblematici del rapporto tra il contenuto della rivelazione cristiana, la famosa fides quae creditur, con l'atto con il quale il credente si appropria di questo dono, la fede attraverso la quale noi crediamo. Il santo è colui che nel proprio tempo ha corrisposto pienamente all'offerta di questo dono, rendendolo fecondo in sé per il bene della Chiesa e per il bene del mondo intero. Allora un'ultima parola su come una tale intelligenza teologica dell'esperienza spirituale vissuta dalle diverse figure di santità diventa interessante per il lavoro teologico come tale. Spesso si è notato nell'epoca moderna un sostanziale disinteresse per la vita dei santi dal punto di vista della speculazione teologica. Ritrovata la loro pertinenza teologica, il fatto che se tutta la nostra riflessione non può mai eliminare il vissuto, allora si tratta di mettere in atto una sorta di fenomenologia del soprannaturale nei confronti dei santi. Addirittura la scuola di Milano propone che questo lavoro si faccia con Gesù stesso come fondamento di tutto questo, cogliendo nello stile di santità il modo singolare con cui uno si appropria dell'universale cristiano, modo specifico con cui ogni santo si appropria, perché nella
La singolarità è lasciar brillare appunto il tutto nel frammento, nella vita, nella nostra vita cristiana, nella spiritualità incarnata dello Spirito di Gesù Cristo. Noi siamo una singolarità, siamo dei singoli limitati, ma che per grazia possono lasciar trasparire il tutto della salvezza portata da Gesù. E qui emerge l'idea, un altro tema che non possiamo neanche accennare, caro a Moioli, della figura della fede all'interno della teologia spirituale, perché ci permette di guardare alla santità con un rinnovato interesse teologico. Se è vero che lungo la storia si passò dalla teologia prostrata in ginocchio a quella seduta a tavolino, così scrive von Balthasar in quel famoso articolo sulla scissione tra teologia e santità, possiamo dire che oggi, attraverso il contributo del grande teologo di Vimercate, mettendoci in ascolto di coloro che sono diventati santi e scoprendo in essi autentici luoghi teologici, saremo portati, in quanto fedeli, ciascuno con la propria personale vocazione, a lasciarci coinvolgere sempre più profondamente dall'incontro con Cristo per essere testimoni della pienezza di vita che da Lui scaturisce per il nostro fratello uomo. E certamente Don Giovanni è nella luce della santità, proprio perché, come gli interventi che mi hanno preceduto hanno mostrato, ha saputo vivere questa pienezza di umanità e ha avuto per la sua vocazione la possibilità di renderla accessibile anche ai nostri giorni, anche oggi a noi. E quindi mi auguro che da Vimercate, dal decanato, dalla comunità pastorale della Madonna del Rosario riparta questo senso unito, l'importanza dell'unità della persona e dell'unità della comunità, su cui stiamo tanto insistendo a proposito dell'educazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze quando parliamo di comunità educante. Grazie.